Juncker preoccupato per l'economia italiana, Brexit senza accordo sempre più vicina, il Papa a reagire contro la xenofobia. Incontro a Palazzo Chigi tra il Premier Conte e il Presidente della Commissione Europea Juncker, che si è detto preoccupato del regresso dell'economia italiana, invitando Roma a fare sforzi supplementari. Rallentamento previsto, per questo abbiamo elaborato una manovra che vuole perseguire una politica espansiva, la risposta del Presidente del Consiglio italiano. Brexit senza accordo sempre più vicina dopo la bocciatura da parte del Parlamento britannico di tutte le opzioni alternative al piano di uscita, mentre il paese si trova nello stallo totale ad appena 10 giorni dalla possibile divorzio dall'Unione Europea. A Downing Street, ministri riuniti con la Premier May per decidere il da farsi. Mercoledì l'ultima possibilità per sbloccare l'impasse. Reagire contro le paure e i razzismi nei confronti dei migranti, spesso provocati ad arte per scopi politici e affini elettorali. È l'esigenza manifestata da Papa Francesco, contenuta nell'esortazione apostolica post-sinodo sui giovani Christus Vivit, pubblicata oggi in Vaticano. Cambia la bozza del cosiddetto provvedimento del governo sblocca cantieri, che era passato dal CDM con l'approvazione salvo intese. Secondo le ultime informazioni sarebbe stata alzata dal 30 al 50% la soglia calcolata sull'importo complessivo del contratto per affidare i lavori in subappalto. E questa era la nostra ultima notizia. Per ulteriori aggiornamenti basta collegarsi come sempre al sito adncronos.com. Arrivederci dalla redazione web.